In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza mai stancarsi. C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non volle e quella insisteva, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, siccome questa vedova è così molesta, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: avete udito ciò che dice il giudice disonesto? E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore. Questa parabola Gesù la dice a proposito della necessità di pregare sempre senza stancarsi. Dunque è finalizzata a metterci in testa e nel cuore la necessità di non desistere mai dalla preghiera, nella fiducia che Dio, o prima o dopo, ci esaudirà. Fa meraviglia che proprio nelle scritture del Nuovo Testamento Gesù sempre insista sulla preghiera. Pregate e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, insistete senza mai stancarvi. Quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io esauderò la loro preghiera. Mettetevi d'accordo nel pregare e il Padre vostro vi ascolterà. Se chiedete nel mio nome, il Padre mio vi ascolterà. Tante e tante volte Gesù insiste sulla preghiera. Qui ci dà una parabola per significare come il buon Dio, o prima o dopo, quantomeno seccato, diciamo, dalle nostre preghiere insistenti, si determinerà ad esaudirci. Ecco, allora, un giudice che viene importunato da una vedova deve farle giustizia, aveva una causa in mano, era stata angariata, era stata lesa nei suoi diritti, e allora fa il ricorso al giudice della città. Ma il giudice era un uomo che badava soltanto a se stesso, non temeva Dio né santi, era un uomo egoista, per cui lo lasciava sbattere. Bene, si stancherà e non verrà a importunarmi. Del resto, cosa posso prendere da una vedova? Niente. Non c'è prospettiva di denaro. Qui dice la scrittura che era un giudice disonesto. Chi pagava, bene, aveva ascolto. Chi non pagava, non aveva ascolto. Ma quella donna insisteva. Ogni mattina andava: signor giudice, il mio caso. E quello non ne poteva più. Dice: ma va bene che io non temo Dio, va bene che io faccio sempre i miei interessi, va bene che questa donna non mi paga, però quantomeno non mi stonerà più le orecchie, le faccio giustizia perché in realtà ha ragione. E così non se ne parli più. E così fece. Dice il Signore: ora, se questo giudice disonesto, per liberarsi dalla
insistenza di quella donna, alla ben fine l'ascoltò e le fece giustizia, quanto più Dio, Padre buono, Padre misericordioso, quando voi insistete per ottenere, non vi ascolterà? Se il giudice cattivo ascolta, quanto più il Padre buono non ascolta? È detto nelle Scritture, Isaia, non datevi riposo nel pregare e non datemi riposo, cioè non diamoci riposo nel pregare e non diamo riposo a Lui, bussiamo, bussiamo e bussiamo. È simile questa parabola all'altra dell'amico. Qui è un giudice disonesto, l'altro è un amico. Un amico bussa alla porta dell'amico, è mezzanotte, e gli dice: voglio prestato un pane, perché sono venuto degli ospiti e non ho che cosa dare da mangiare. E l'amico dice: ma io sono a letto con i miei figli, domani se ne parla. No, io ho bisogno del pane, questa sera sono questi ospiti, come faccio? E bussa e ribussa, e allora si alza, così, e dà il pane, perché viene importunato. Così farà il Padre vostro, quando voi anche a mezzanotte bussate, e bussate, insistete per ottenere, come quell'amico all'insistente si alzò dal letto e diede pane, così il Padre vostro darà il pane necessario a voi che chiedete. E allora come la mettiamo che noi tante volte bussiamo, bussiamo, bussiamo e Dio ha l'otite, cioè non ci sente, non ascolta le nostre preghiere? Non è detto che Dio non ascolta le nostre preghiere. Alle volte noi non sappiamo bussare. Se tu, anziché bussare alla porta, bussa al muro, il muro non si sente. Bussa alla porta del Signore, alla porta del cuore del Signore. Se tu bussi, dai un tocchettino e te ne vai, può darsi che il tocchettino che tu dai alla porta non si senta. E allora tu devi insistere al punto giusto nel pregare per ottenere. Noi sappiamo che il Signore esaudisce sempre. Si dà il caso che il Signore non accordi quella grazia che noi chiediamo, appunto perché Dio è nostro Padre. Il Padre non dà un pane avvelenato. Il Padre, quando noi chiediamo qualche cosa, non dà una cosa che ti faccia del male. Come quando il bambino chiede un coltello a papà e alla mamma, il coltello potrebbe ferirlo e allora dà un'altra cosa. Il bambino comincia a sventare, vuole quel coltello lucente, ma la madre dà un'altra cosa, perché sa che il coltello le fa male. E così anche fa Dio. Ma quello che chiede è una cosa giusta, una cosa buona. Secondo te è una cosa buona, una cosa giusta? Poi ci sono i tempi di Dio. Comunque la preghiera non è sempre, non è mai vuota, perché viene sempre esaudita in un verso o in un altro. Dio dà altre grazie, oppure è a tempo opportuno che Dio ci esaudisce. Perché qui entriamo nel mistero della preghiera e nel mistero dell'ascolto di Dio. Dobbiamo sapere che quando preghiamo, dobbiamo pregare in Cristo Gesù. Allora la preghiera vale. Ed è lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, che presenta al Padre le nostre preghiere. Per questo dice, quando voi pregate, il Padre vi esaudirà e vi darà lo Spirito Santo,
Ma noi non abbiamo chiesto Spirito Santo, abbiamo chiesto pane, abbiamo chiesto casa, non abbiamo chiesto Spirito Santo. Ma dice la Scrittura, Dio vi darà lo Spirito Santo. Perché? Perché è lo Spirito Santo che deve pregare. È Lui, lo Spirito di Cristo in noi, che intercede per noi. Lui che sa i disegni del Padre, intercede secondo i disegni del Padre, perché si faccia la volontà di Dio, il quale ci ama e vuole il nostro bene. Per cui tante volte noi si preghiamo, ma non vediamo esaudite le nostre preghiere. Non è che Dio non esaudisca le nostre preghiere, ma perché non preghiamo bene, o non insistiamo, o perché quella cosa che domandiamo non è buona o opportuna in questo momento, o perché Dio ha disegni diversi per il nostro maggior bene, o perché non siamo amici di Dio. È vero che anche i nemici Dio li ascolta, ma in quel momento noi non siamo in grazia di Dio. Mettiamoci noi nella grazia del Signore. Diceva Sant'Agostino, per rispondere a questa domanda che i fedeli gli ponevano, perché la Scrittura dice che Dio ci ascolta e tante volte preghiamo e non veniamo ascoltati. E allora Sant'Agostino gli rispondeva: aut quia mala, aut quia male, aut quia mali, latino, che significa: o perché chiediamo cose cattive, a noi sembrano buone, ma per Dio sono cattive, almeno in questo momento, non rientrano nell'ordine della grazia, nell'ordine della provvidenza per noi, perché Dio soltanto sa i misteri della nostra vita, Dio soltanto ha organizzato il mistero della salvezza. O perché male, chiediamo malamente, senza umiltà, senza umiltà, senza insistenza, quasi che noi vogliamo obbligare Dio a fare quello che noi domandiamo, cioè noi facciamo i padroni e Dio deve fare il servo, dammi questo. Invece bisogna chiedere con grande umiltà, con grande sottomissione, perché sappiamo che Dio è buono e vuole che noi chiediamo, e sappiamo anche attendere. Oppure qui è mali, perché siamo cattivi. Dio promette di ascoltarci, però se noi siamo cattivi, cioè non siamo buoni amici di Lui, certamente più difficilmente noi otteniamo. Qui l'amico va dall'amico e ottiene, qui la vedova va dal giudice, ma è buona. Se noi siamo cattivi, e allora mettiamoci nelle condizioni di essere buoni, confessiamoci davanti al Signore, dichiariamo i nostri peccati, rientriamo nell'amicizia di Dio, ed è allora che il buon Dio più facilmente ci esaudisce. Tante volte succede che tutti e tre modi, le tre circostanze si cumulano: siamo cattivi, chiediamo malamente, chiediamo cose cattive. E allora il buon Dio cosa deve fare? Dio chiuderà le orecchie e aspetterà il momento opportuno per darsi altre grazie, le grazie che più ci fanno, cioè non comodo, ma di cui più noi abbiamo bisogno. È sempre vera la parola del Signore, che ogni preghiera viene esaudita. Il modo, il tempo e la misura in cui noi veniamo esaudito, questo è un mistero di Dio. Però Gesù alla fine accenna alla mancanza di fede, perché più delle volte è mancanza di fede. Il figlio dell'uomo, quando verrà sulla terra, troverà la fede ancora? La risposta evidentemente è negativa. Cioè oggi si manca di fede. Non abbiamo la fede in Dio. Noi vogliamo per conto proprio. Questo succede tante volte a noi. Veniamo qui,
o si va altrove perché a noi interessa la guarigione. In qualunque modo venga, io voglio la guarigione, io voglio la soluzione di questo problema. Se Dio non me la dà, me la darà il diavolo, me la darà il mago, me la darà un'altra persona, ma io la guarigione la voglio. Qui abbiamo una struttura così iniziale. Dio non può esaudirci. Dobbiamo chiedere che si faccia la volontà di Dio e dobbiamo chiedere il dono della guarigione al Signore. La guarigione non è dovuta a noi, è un dono. Dobbiamo chiedere conferia all'unico che ci può dare la guarigione, perché se noi ci mettiamo così in animo di chiedere la guarigione ad ogni costo, e se non me la dà lui, me la deve dare un altro, cioè se noi siamo legati alla guarigione, non legati a Dio, quella guarigione non viene. Dobbiamo cercare Dio della guarigione, Dio che può guarire, Dio che può risolvere il mio caso, Dio che mi può aiutare con umiltà e non cercare la cosa ad ogni costa, ottenere ad ogni costo. E se lui non me la dà, io sono disposto a fare altre cose, andare altrove, pur di ottenere quella cosa che ho nel cuore. Perché questo è un disordine interiore che Dio non ammette. Ora ci sono persone in questo mondo che vogliono la guarigione. Bene, vanno dal medico, non lo ottengono. Vengono in chiesa a chiedere guarigione, non lo ottengono. Beh, allora vado dal mago. Non lo tengono dal mago, vado a un altro mago. Ossia, tentano tutte le vie pur di avere la guarigione. Poco importa il mezzo, poco importa la via, sono disposti a tutto, a vendersi l'anima pur di avere qualche cosa. Questo è un disordine interiore. Bisogna domandare a Dio tutto, soltanto Lui può dare quello che noi chiediamo. Chiedere con umiltà, con insistenza, saper attendere, e quando Dio vede la rettitudine del cuore, cioè la fede, allora il Signore darà. In ogni caso, meglio non avere la guarigione che averla dal diavolo, perché con la guarigione ottenuta dal diavolo noi possiamo andare all'inferno, perché il diavolo non può salvare, mentre con la guarigione, la non guarigione di Dio, possiamo andare in paradiso. La non guarigione glorifica Dio, ci mette in condizione di affinare l'anima, di partecipare alle sofferenze di Cristo per la redenzione del mondo. Cioè, meglio stare con Dio che stare con altre, anche quando apparentemente o momentaneamente noi non otteniamo quello che desideriamo. Ma abbiamo fiducia nel Signore. Il buon Dio ci viene sempre incontro, Egli ci esaudisce sempre, Egli ci ama, Egli è Padre nostro, Egli sa quello di cui noi abbiamo bisogno, Egli darà il pane a tempo opportuno. Chiediamo questo pane a Dio e il buon Dio ce lo darà quando ci bisogna. Chiediamo al Signore, sicuri di ottenere. E se momentaneamente non vediamo esaudita la nostra preghiera, abbiamo fiducia, insistiamo, sicuri che il buon Dio in un modo o in un altro ci esaudirà, sicuri che il buon Dio ci verrà incontro, perché Dio è sempre Padre. Amen. Cercate il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Ecco, il Signore vuole che noi
chiediamo il regno di Dio, tante volte chiediamo le cenfrusaglie della terra, chiediamo le cose del mondo, le cose che passano. Invece il Signore vuole che chiediamo il regno di Dio, assicuriamo il regno di Dio dentro di noi e tutto il resto ci sarà dato. Quando ci dovesse mancare Dio, tutte le altre cose che senso hanno? Se mi viene a mancare Dio, io posso avere tutti i beni del mondo, non mi giovano nulla. Se invece io ho Dio, anche che vengono a mancare le altre cose del mondo, l'essenziale ce l'ho. Per questo dice il Signore, cercate il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato dal buon Dio. E non temere piccolo gregge, perché a voi è stato concesso il regno di Dio. Il regno di Dio è la dimora di Dio dentro di noi, è il possesso di Dio. Quando Dio si dà in possesso a noi, quando noi possediamo Dio, quando Dio regna dentro di noi, allora tutto è salvo, nel tempo e nell'eternità. Cerchiamo il regno di Dio, tutto il resto viene dopo.